Primo tempo molto positivo perché andiamo in vantaggio con Mario, già avevamo avuto due situazioni importanti con molte vicine all'area, la giusta personalità, la voglia di voler giocare, gran gol perché è una giocata corale, voler giocare, e poi l'1-2 del Frosinone ha un po' tolto un po' di sicurezza ai miei sul finale del primo tempo. Poi però un grande secondo tempo e c'è poco da aggiungere, perché il secondo tempo è stato fatto con cuore, con qualità, creando diverse situazioni, tenendo una squadra forte dentro la propria area, e questo non è una cosa da semplice. Ma sappiamo, è una squadra che è molto verticale, infatti il gol soprattutto nasce da palla lunga del portiere, vinta seconda palla e poi con Canotto che si è infilato. Però io a pensare alla partita e come l'abbiamo affrontata non posso dire nulla ai miei. Ho fatto la partita che dovevano fare, puniti oltre misura, però faccio i complimenti al Frosinone, perché quando si vince qualcuno fa qualcosa di meglio, quindi la partita nostra è stata fatta, potevamo fare meglio, evidentemente sì, però partita di qualità, di spessore, di personalità, con delle sbavature, con serenità, con leggerezza, voglia di giocare a calcio, quello che dobbiamo fare, continuare a farlo, e poi vedremo sul finale. È stato così dall'inizio dell'anno, sul finale, nel giro di ritorno è stata una continua altalena, ma con assoluta serenità.